Salve a tutti, oggi prepariamo l'esca per le prossime giornate di pesca, cioè andiamo a pesci pettine, come li chiamiamo noi qua, surgi. Qua c'è Rocco che sta preparando le alice. Saluta Rocco. Ciao! Facci vedere come si preparano. Subito! Allora. E spiega pure come. Dovete togliere la testa. Ok, così. E poi aprirla al libretto. Togliamo tutto. Allora, ecco, questo è il famoso libretto. Ok, bravissimo Rocco. Ma io te l'ho detto che è facile. Bravissimo. Un gioco da ragazzi. Non l'avevo mai fatto. Veramente il famoso libretto. Sì, sì. Aspetta, togliamo questa testa. Ecco qua. Aspetta. Ecco qua. Ok, perfetto. Io te l'ho detto che è semplice. Guarda. Bravo, bene, bene, bene. Che sono alici di giornata. Ne hanno prese questa mattina. Ora noi. Ma quali sono quelle fresche? Sì, sì. Ora noi li puliamo, li tagliamo e li congeliamo. Questo è il famoso libretto. Ci prepariamo per andare a surgi o pesci pettine in italiano. Così. Dovete aprirle un gioco da ragazzi. Fate così. Fatto. Questo è il famoso libretto. Ok. Saluterò. A dopo. Ciao. Allora, abbiamo finito di tagliare le nostre alici. Allora, vi insegno un trucco per togliere la puzza dei pesci. Dalle mani? Dalle mani. Ah, con un fondo di caffè? Sì. E che fai? Vediamo, lo usi come un sapone? Bravo, proprio. Ah, bene. E dopo? Dopo che fai? Ti lavi le mani? Sì. Ah. Okay. Questo era il trucco per togliere la puzza dei pesci dalle mani. Ciao ciao, ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti, sono le 6, noi stiamo andando a mare, logicamente sempre con Rocco. Oggi a surici, che in italiano si chiamano pesci pettine. Ok, adesso andiamo a prendere le sigarette e poi andiamo al porto, che c'è anche il nostro nonno. Il nostro amico fortunato. Va bene, ci vediamo dopo. Una splendida giornata, come vedete. Ci vediamo dopo. Oggi sono sicuro che ne prenderemo un sacco, perché no, si attivano di mattina presto. Bene, bene, bravo Rocco. A dopo. Eccoci arrivati al porto. Di qui. Eccoci arrivati al porto. Adesso c'è il nostro amico nonno che ci aspetta. Eh sì, un'altra giornata di pesca a inizio, dai. Del porto.
della Madonna delle Grazie, della nostra bellissima roccella ionica. Vediamo dov'è il nostro primo ufficiale. Il nostro ufficiale nonno. Strano, il nostro ufficiale sembra non ci sia ancora, come mai? Guardate che bella giornata. Ma dov'è il nostro ufficiale? Non capisco. Ma porta anche Caterina? No. Buongiorno. Ecco qua il nostro primo ufficiale. Eccolo qua. Sì, sì, sì. Molta esperienza oggi, Stiamo facendo un video. Molta esperienza in mare oggi. Bene, prepariamoci. L'equipaggio della barracuda è pronto. Andiamo? Dai, Ro? Che hai fatto tu? Perfetto, siamo arrivati sul posto, ci siamo fermati sui 5 metri, 4 metri a voli. Questa è la speciale tua, questa è la speciale. E adesso ci prepariamo. Vediamo se prende. Vediamo. Dai, tanto il nonno è già in acqua, le lì ci sono tagliate, le nostre sono qua congelate. Ok, stiamo usando un piombo del 2 che equivale a 40. Mettiamo un po' di la nostra esca della Alice già tagliata. No, ma la mia è migliore. Perfetto. La mia è più migliore. Uno, stiamo pescando a 2 ami. Di solito si pesca a 3, ma noi peschiamo a 2. Per essere un po' più veloce. Ok, Rocco, noi siamo pronti, dai. Ah, ok, no, perché? Ah, sì, ma non io gli ho visto una mangiata. Oh, vai, Ro, dai. Ma no, mentre no. Ci sta spostando. Ma non c'è, non è un bel porticino. E mo ci spostiamo, se qua non c'è niente ci spostiamo. Che non ho... Controllo. Vedi, poi l'esca mia, quella famosa esca che non c'era, perché avevo la lata del frigorifero quando l'ho messa. E penso che sentano l'odore della cera. Ah, possibile. Cosa? Ora proviamo. Come rema c'è? Ci muove? Niente, è morta? È morta, dobbiamo fare i funerali. Ce ne andiamo? No, aspettiamo un altro po'. Aprirò magari. Ma se non c'è il rema, il pescatore deve avere pazienza quando pesca. Bisogna avere un po' di pazienza. Ah, ma io voglio che si alza la rema. E tutti. Ne vedi uno? No, ma qua non la bocca niente. Prova a mettere la telecamera sotto nell'acqua. Che è sensibile il cucinino, madonna. Prova a farlo, dai. Forse ne vediamo qualcosa. Ed eccole qua. L'esperienza colpisce. Facciamolo vedere. Guardate che colore che ha. Questo è il famoso pesce petto, chiamato da noi detto surici. È un pesce stagionale. Arriva solo qua d'estate quando le acque sono abbastanza calde. Aspetta che lo sposto. Lo sposto la gamba. Da contro qualcosa.
Mangiamo. Ed ecco un altro. Prende il nostro ufficiale, il nostro primo ufficiale. Un altro bel pesce pettine. Niente, proprio zero. Ma ancora Rocco non mi piace, Rocco non è ancora entrato nell'ordine. Bisogna stare attenti quando si tolgono questi pesci che hanno dei denti. Papà, li vuoi provare che tu? Mordono. La vuoi provare tu? Vieni, te la lascio anche qua. Io provo con quello un po' del mare. Siete scadero. Però dai, quello è là. Ecco qua che Rocco l'ha preso, uno. Eccolo qua. Forse non ci sono. Dai Rocco, tiralo. Ok. E anche Rocco ne ha preso uno. Ora anche Rocco l'ha preso. Spostati che lo tolgo. Ed ecco Rocco che ha preso un altro bel sorcione. Da te nonno. Bravo Rocco, abbassa posa la canna. Dai che lo togliamo. Posso abbassala o posala là sopra. Ok, tienila così. E con questo siamo a 4, due pari tra Rocco e tra la gioventù e l'esperienza. E il nonno versus papà e Rocco oggi. Dai papà, fatelo con la ciabatta. Bravo. Ecco Rocco. E visto dove dovevamo andare dentro. Bravo, ci siamo dovuti spostare un po'. Ed ecco Rocco. E siamo arrivati 3 a 2. Adesso l'ho preso io. Mi sento sconfitto. Non ha preso la canna. L'ho preso questo io. Tutto Rocco. L'ho tirato tutto io. Bravo, quella ci ha battuto. Bravo Rocco. Adesso lo togliamo subito. Facciamolo vedere un po'. Il nostro pettine. Il nostro pesciolino, ma non è così tanto. Ragazzi, 3 a 2 per Rocco. Anche al nonno. Ecco in diretta anche. Anche a te nonno. Eccolo là, anche il nonno fortunato ne prende uno. Oh ma che è il doppio. E siamo di nuovo 3 pari. E c'è anche il torcio, subito preso da Rocco un altro. Tirava però questo sorcio? Sì, un pochino. Eh sì, perché infatti non è tanto grande, comunque fa anche allora, un numero. Quando parto la frizione è divertente. Eh sì, perché che vuol dire quando parte la frizione? Che sono belli grossi. Ma è perché la frizione? Un po'. Oh, non ce l'ho! Avvicinalo. È un bel verdone. Ok, Rocco ha preso il primo verdone. Eccolo qua, primo verdone di Rocco della giornata. E ci fanno anche gli spari, infatti, anche i fuochi d'artificio. Si chiamano verdoni perché quando sono così grandi assumono un colore verde. Ok, adesso lo togliamo. Oh, un altro super verdone di Rocco. Un altro super verdone. E anche il nonno prende. Però fai tirare il nonno. Tira. E ora due pesci da Rocco. La canna era del nonno, vai alzo. Eccolo là, un sorcio del nonno. Però il mio è più grande. Questo è un super verdone. Super verdone. Eccolo qua il nostro verdone, come vedete ha questo colore verde blu e le pinne dorsali e anali arancioni. Ha anche dei grandi denti, infatti bisogna stare attenti a non farsi mordere mentre si toglie l'amo. Ed eccoci arrivati a casa, questa giornata di pesca è finita. Dai, entriamo Ro. Andiamo a buttarli nel lavandino e vediamo quanti ne abbiamo presi. E pesa tantissimo questo sacco. Dai, buttiamo, facciamo vedere quanti ne abbiamo presi. Vai, butta che ce ne sono ancora. Belli. Questi sono i pettini
pesci pettini, falli vedere, no, prendine uno. Questi. Prendine uno, fai vedere un bel pesce pettine. Questi sono i pesci pettine e hanno dei denti pericolosissimi. Perché mordono questi pesci, bisogna stare molto attenti. E questi le sono speciali fritti, fatti fritti. E ci sono anche, volevo dirvelo, ci sono anche delle sogliole. Riesci a prenderla? Sì, ne abbiamo prese due. Due belle sogliole. Delle big. Girala, ecco qua. Queste anche si fanno fritte. Vengono una schifezza. Seguiteci sul nostro... questo... Vai! E seguiteci sul nostro canale a Pesca con Rocco. Iscrivetevi al canale. Raccomando, iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Ciao ciao! Alla prossima! Alla prossima! Ciao! Da Roccella è tutto.